Alchimisti, buongiorno, bentornati su PNA, Plant Nutrition Alchemy. Io sono Mauro e questo è il canale dedicato all'agricoltura e in particolare alla nutrizione delle piante. Veniamo subito all'argomento di oggi però. Un argomento caldissimo nel senso, no, non mi riferisco a quest'estate, mi riferisco a questo autunno. È un argomento tutto autunnale. Parliamo oggi infatti di sovescio. Eccoci qua, prima di proseguire vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like alla fine del video se il contenuto vi sarà piaciuto e attivare la campanellina così non vi perdete anche i video delle prossime settimane. Vi ricordo che giù in descrizione trovate il link al nostro canale Telegram dove arrivano notizie e facciamo cose fantastiche, davvero. Infine vi ricordo il sito www.winebow.it che è la casa del progetto PNA fuori da YouTube. Se siete curiosi di sapere cosa faccio nel mio non tempo libero, beh, qui trovate qualche info in più. Come sempre la nostra introduzione, cioè il ricordarvi che non è concimazione, è nutrizione, soprattutto in questo caso dove andiamo davvero a lavorare sul terreno e non semplicemente a portare elementi nutritivi alle nostre piantine. Scusate che mi centro un pochino di più. Bene, come, quando e perché? E mai come in questo caso, quindi come nel caso del sovescio, ci interessa sapere il come, cioè praticamente come lo dobbiamo fare, ma soprattutto il perché lo dobbiamo fare e in che periodo farlo. Prima di qualunque altra cosa, chiariamo bene cos'è il sovescio. Per sovescio intendiamo non il semplice inerbimento di un'area del nostro campo, del nostro orto. Intendiamo proprio la semina di una coltura o di più colture assieme, di un miscuglio specifico, al fine di interrarlo successivamente e tramite l'interramento migliorare quello che è la struttura e la fertilità in generale del nostro terreno. Questo è il sovescio. Ora andiamo un pochino più nel dettaglio però di quali vantaggi ci porta il sovescio stesso. Il primo grande vantaggio è sicuramente l'apporto di sostanza organica. Questo poi ha successivamente, come sappiamo, tutta una serie di successivi lati positivi, ma in generale andiamo ad arricchire di carbonio organico più o meno evoluto il nostro terreno. Successivamente e conseguentemente abbiamo un aumento della capacità del terreno di tenere l'acqua. E direi che dopo quest'estate questo è un argomento davvero, davvero proprio, se dico caldo di nuovo, sono tacciabile di pessime battute, per cui sì, è un argomento davvero importante. Quello che succede è che ovviamente la sostanza organica migliora la struttura del terreno, soprattutto quando abbiamo terreni estremi, quindi molto argillosi o molto sciolti, andiamo a migliorarne la struttura, creiamo un humus più possibile stabile che possa contribuire a trattenere le molecole d'acqua all'interno e quindi ad avere meno problemi di perdite d'acqua sia per dilavamento che per evaporazione. Migliorare la struttura fisica dei terreni difficili, beh, questo ne abbiamo appena parlato, come vedete sono tutte di fatto conseguenze del fatto che stiamo apportando una sostanza organica particolarmente buona, particolarmente valida. Se siamo riusciti a creare un humus stabile, vedrete che tutti questi vantaggi arrivano di conseguenza.
proteggiamo gli strati superficiali dal dilavamento e dall'erosione, dal dilavamento perché ovviamente in caso arrivino piogge, come dicevamo prima, siamo in grado di trattenere una maggiore quantità d'acqua, dall'erosione perché una buona sostanza organica fa da collante alle molecole del nostro terreno e quindi le rende più difficile il suo scivolare via. Questo in terreni di montagna con delle pendenze particolarmente importanti, ecco, diventa davvero fondamentale. Se effettuiamo il nostro sovescio con leguminose o in generale con colture particolari, abbiamo un arricchimento di elementi nutritivi al nostro terreno, in particolare con le leguminose, ad esempio, abbiamo un arricchimento di azoto, un azoto organico buono che sarà meno soggetto appunto a dilavamenti e a perdite e quindi andiamo davvero a rinfrancare il nostro terreno. Controlliamo la diffusione delle erbe infestanti. Ora, non intendendo, non è che si risolvono tutti i problemi, però andiamo a occupare quella nicchia ecologica che normalmente viene presa dai semi delle nostre infestanti. Pur mantenendo una buona biodiversità con un buon miscuglio da sovescio, andiamo a occupare tutte le nicchie ecologiche, sarà più difficile per le infestanti trovare lo spazio giusto per emergere, per arrivare a fioritura, per fare nuovi semi e in generale espandersi. Incrementiamo l'attività biologica del terreno. Sì, perché andiamo ad apportare tutta una serie di elementi, tutta quella sostanza organica di cui sono ghiotta la microfauna del nostro terreno. Quindi andiamo a favorire la presenza e la moltiplicazione dei lombrichi, ad esempio, di tutti quei microorganismi utili che contribuiscono alla sanità delle nostre colture successive. Quindi attenzione. Rende infine il terreno più soffice e lavorabile. Questo ha vantaggi indipendentemente che siamo in un'azienda agricola o nel nostro orto. In azienda agricola vorrà dire che i mezzi si usureranno di meno, ci metteremo meno tempo a fare le nostre operazioni e soprattutto avremo un dispendio minore di carburante. Se siamo invece nel piccolo orto domestico, beh, risparmieremo quello che si chiama olio di gomito, cioè sarà più facile lavorare il terreno, sarà più facile portarlo in tempra e quindi avere delle semine migliori e sarà più facile proprio nella fase di lavorazione, faremo meno fatica in sostanza. Quando andiamo ad effettuare la semina? Beh, la semina viene fatta in due momenti, quello autunnale, quindi da settembre a dicembre circa, e successivamente quello primaverile estivo. Ovviamente sceglieremo il periodo di semina più adatto alle colture che noi dobbiamo poi successivamente andare a seminare. Dobbiamo tenere conto infatti che ci vorrà un certo lasso di tempo prima di poter seminare la coltura, un lasso di tempo che può andare dai 15-20 giorni fino anche al mese e mezzo, due mesi. Questo dipende molto da quello che è la capacità del nostro terreno di disgregare ciò che noi andiamo ad interrare. Ecco quindi che diventa fondamentale capire quando effettuare lo sfalcio. Perché non possiamo semplicemente farlo quando ci pare. C'è un momento preciso in cui il nostro sovescio avrà la sua massima efficacia e ci darà il massimo vantaggio. Prima però di andare a vedere esattamente quando è il momento di sfalciare, dobbiamo fare un piccolo approfondimento e quindi non può mancare il nostro breve momento supercazzola. No, niente di terribile, tranquilli. Andiamo semplicemente a riprendere l'argomento del rapporto tra il carbonio e l'azoto. Se non avete visto il video specifico della sezione Basic, come al solito ve lo linko qui da qualche parte e vi metto in descrizione il tutto. Così potrete andare a vedervi quel video per approfondire questo argomento. Intanto però riprendiamo quei due o tre concetti fondamentali che ci servono per il video di oggi. Il primo, parliamo di materiale organico. Il nostro materiale organico, a seconda del rapporto tra il carbonio e l'azoto, verrà disgregato, elaborato più o meno velocemente.
tanto più velocemente viene elaborato e tanto più avremo dei semplici sali minerali nel terreno, ma poco miglioramento della struttura e poca creazione di humus. Tanto più lento sarà, viceversa, quanto più lentamente ci porterà gli elementi nutritivi, ma al contrario riusciremo a creare humus stabile e insomma a migliorare anche la parte strutturale del terreno, fino a dei livelli estremamente alti di questo rapporto in cui di fatto la sostanza organica rimane intonsa, non viene assolutamente elaborata e quindi perderemo ogni vantaggio. Come potete immaginare, i due estremi sono spesso non graditi, o meglio, potremmo gradire una veloce metabolizzazione della sostanza organica nel caso vogliamo apportare molti elementi nutritivi in breve tempo, ma anche in questo caso un concime puro ci dà quel qualcosa in più, non avrebbe senso fare questo lavoro. Viceversa, rapporti troppo alti vogliono dire tempi di elaborazione talmente lunghi da di fatto non essere utili per le nostre colture. Qui vi ho dato qualche indicazione, diciamo che sotto i 20 abbiamo una decomposizione abbastanza rapida e un rilascio pronto degli elementi. Sotto 9 davvero siamo in un ambito di rapidità assoluta. Tra 20 e 30 più o meno, 20 e 32, ma insomma tra 20 e 30 abbiamo un buon equilibrio tra rilascio degli elementi e elaborazione della sostanza organica che diventa humus. Sopra 32, ecco, da lì i tempi rallentano tanto, fino a valori veramente molto alti in cui, come dicevo prima, la sostanza organica non viene assolutamente toccata. Per darvi un'idea, questi sono i rapporti di alcuni delle materie organiche più comuni. Quella nel suolo, già presente in equilibrio, mediamente ha un 10, perché è già stata elaborata, ha già liberato una parte dei suoi elementi ed è già in equilibrio col terreno. Il letame, che come sappiamo è uno dei nostri concimi in assoluto migliori che possiamo dare al nostro terreno, parlo di un letame maturo, mi raccomando, ha intorno ai 20. 20 vuol dire che nel giro di un mese, di qualche settimana, insomma, comincerà già a mettersi in equilibrio col terreno. Prendiamo il trifoglio ed è qui il punto in cui volevo arrivare. Il trifoglio, da giovane, quindi con i tessuti belli, belli morbidi, belli acquosi, ha un 12:1. I residui, cioè alla fine della coltura, ha 23. Come vedete, la stessa pianta in momenti diversi del proprio ciclo ha valori differenti. Questo è una prima indicazione che ci servirà tra poco. Ma andiamo avanti. Quello che vorrei farvi vedere sono le paglie di frumento. Le paglie di frumento hanno 80:1. Vuol dire che la degradazione di questo materiale è lentissima. Non vi basta un mese, 20 giorni. Ci vuole una mezza stagione almeno prima che queste paglie si vadano a mettere in equilibrio col terreno e comincino il loro vero processo di disgregazione. Questo era il dato interessante. Interessante perché? Perché il momento migliore per l'interramento, quindi per lo sfalcio e l'interramento del nostro sovescio, è la fase di prefioritura, cioè quando siamo già alla fioritura, ci sono già i primi boccioli, ma ancora non si sono aperti. Ecco, questo perché? Perché i tessuti, gli steli, non sono ancora lignificati, non hanno cominciato a lignificare e quindi abbiamo ancora una sostanza organica sufficientemente morbida, acquosa, con il giusto quantitativo di fibre, che non ci metterà troppo tempo a decomporsi. Secondariamente, non perderemo elementi nutritivi, azoto in particolare, ma anche altri elementi, fosforo ad esempio, tutti elementi che vanno e che la pianta usa per creare semi e frutti. Quindi comincia a mangiare le proprie stesse riserve per poter sviluppare i fiori e arrivare ai frutti. Questo è esattamente il momento più appropriato per sfalciare, la prefioritura. Tre consigli pratici però
per effettuare un buon interramento. Allora, innanzitutto l'interramento va effettuato almeno un mese prima della semina. Ci sono colture più rapide, colture un po' più lente, ma diciamo in media tenete conto che un mesetto nel terreno ai nostri residui glielo dobbiamo dare. Questo per essere sicuri di avere già elaborato una buona quota della sostanza organica e quindi cominciare ad avere già i vantaggi che noi stiamo cercando dal nostro sovescio. Punto 2. Le piante tagliate vanno interrate quasi subito. Si possono lasciare un paio di giorni lì sul campo a perdere un pochino di umidità, ma in generale dopo un paio di giorni dobbiamo procedere all'interramento. La profondità corretta per l'interramento sono i 10-15 cm. Non vogliamo mandare tutto troppo sotto perché cala l'interscambio di ossigeno con l'esterno, fondamentale per poter elaborare la sostanza organica. In generale questo è fondamentale nei terreni argillosi, perché sappiamo che i terreni argillosi quando possono soffocano tutto, arriva una pioggia, si ha un po' di compattamento e già siamo in totale assenza di aria, e questo rallenterà enormemente l'elaborazione della sostanza organica. Ecco quindi i 3 consigli. Ora andiamo a vedere 2 o 3 cose riguardo l'azienda agricola. Subito dopo invece vedremo, come sempre, gli orti domestici. Allora, in azienda agricola mediamente il sovescio lo possiamo fare sempre su quasi qualunque coltura. Lo vediamo più spesso nei frutteti e nei vigneti, tra le file. Questo è un'alternativa all'inerbimento permanente. Serve appunto a migliorare la struttura del terreno, ad apportare elementi nutritivi. In generale serve a fare in modo che aree che rimangono, su cui un frutteto rimane decenni, dopo un po' di tempo gli andiamo insomma a rigenerare un po' la vitalità del terreno. Lo possiamo assolutamente inframmezzare all'inerbimento più o meno permanente, avendo i vantaggi di entrambe le pratiche. Lo troviamo in orticoltura, soprattutto in quella in serra, perché nelle serre abbiamo un intenso sfruttamento del suolo. Facciamo colture ripetute, facciamo colture molto fitte con cicli molto brevi, la stanchezza del terreno è sempre dietro l'angolo. Ecco quindi che il sovescio periodico può aiutarci davvero a riprendere la vitalità del nostro terreno e a farci produrre sempre di più e sempre meglio. Infine, in ambito estensivo. Ecco, nell'estensivo sarebbe bene ogni tanto, nelle rotazioni che prevediamo, introdurre una coltura da sovescio. Quanto mai è interessante proprio per migliorare la struttura del terreno, evitare la stanchezza in terreni che vengono veramente e intensamente sfruttati. La pratica è molto semplice, in realtà si integra perfettamente con tutte le operazioni che già facciamo. Quindi applichiamo un'aratura, anzi è sconsigliata un'aratura profondissima. Quando facciamo i 20-25 cm siamo già a posto, stiamo portando una coltura che non ha uno scopo da reddito, ma uno scopo proprio di migliorare il terreno, quindi non necessitiamo una vangatura super profonda. Anche perché se successivamente decidessimo poi effettivamente di fare una nuova aratura per le colture che verranno profonda, non faremo altro che prendere il nostro terreno col sovescio in alto, fatto tutto bello, e mandarlo sotto di 30 cm. Invece noi ariamo poco in questa fase, creiamo un bello strato il più grande possibile e poi magari insomma vediamo di rivoltare le zolle in altri momenti. Eseguiamo la semina del nostro miscuglio, anche in questo caso tariamo bene quali essenze mettere in modo che la fioritura, cioè il momento giusto per lo sfalcio, non sia troppo scalare, così avremo tutte le colture più o meno allo stesso livello, cioè nel livello corretto per lo sfalcio. Semina molto classica con la seminatrice, direi un'operazione di routine. Sfalcio. Come abbiamo detto, lo sfalcio deve avvenire nel momento in cui la maggior parte delle nostre essenze sono nelle fasi di prefioritura.
Questo è il momento più corretto. Sfalciamo, possiamo lasciare un paio di giorni le paglie sul terreno e quindi procedere all'interramento di quei 10-15 cm di cui parlavamo prima. Assolutamente consigliata come pratica il sovescio nei terreni argillosi o particolarmente sciolti. In questi due terreni che sono al limite della nostra linea, quindi sono o molto da una parte o molto dall'altra, ecco che il sovescio davvero ci aiuta a migliorare tutto quello che è la struttura del terreno e lentamente, un passo per volta, andiamo a creare un terreno sempre più fertile. Parliamo adesso di orto e giardino. Prima di passare a questi quattro consigli, facciamo un discorso più generale. La pratica del sovescio ovviamente può riguardare non tutto il terreno, ma soltanto piccole zone. Spesso in un orto domestico avremo diviso tutto in aiuole, potremmo avere o comunque in piccoli appezzamenti, in piccole parti. L'ideale è fare il sovescio dopo le colture più sfruttanti, quindi al fine del loro ciclo, in particolare in autunno, dove abbiamo piantato pomodori, dove abbiamo piantato melanzane, dove abbiamo piantato zucchine, insomma dove abbiamo piantato colture particolarmente sfruttanti, anche patate per intenderci, ecco lì possiamo pensare di fare un sovescio. Andremo a prendere quelle zone, ovviamente le prepariamo con classico letto di semina molto regolare, zappiamo, rastrello per pareggiare tutto e semina a spaglio, molto semplice. Ecco, queste colture in autunno ci daranno poi un terreno particolarmente fertile per la primavera successiva e lì di nuovo potremo andare a mettere colture come peperoni, zucchine, meloni, insomma tutte quelle che ci aspettiamo che vanno giù tra fine marzo e aprile, ecco. Per intenderci. Quindi avremo anche in questo caso valgono tutte le regole di prima: sfalciamo le nostre erbe o le interriamo direttamente tramite una vangatura un po' energica quando sono nelle fasi di prefioritura. Li buttiamo sotto e via, lasciamo un mesetto che si mettano in equilibrio col terreno e dopo andiamo a seminare le nostre nuove colture. Un altro momento in cui andare a fare il sovescio è quando ci rendiamo conto che il nostro terreno appare particolarmente sfruttato e stanco. In quel caso gli ridiamo vita proprio con un sovescio. Ricordiamoci che questo aiuta molto, ad esempio, i lombrichi, aiuta molto la microfauna a riprendere a lavorare e quindi andiamo a migliorare struttura e fertilità. Ricordiamoci che quando seminiamo un sovescio estivo o primaverile, questo sovescio dovrà essere molto più intenso di quello autunnale, perché mentre le colture che noi seminiamo in autunno non hanno una grossa competizione con le erbe infestanti, quelle che andiamo a seminare in primavera, estate o subito prima della primavera, cominceranno a germinare e a uscire proprio insieme alle infestanti e noi vogliamo che vinca il nostro sovescio rispetto alle infestanti. Ecco quindi, premuniamoci di fare una semina un po' più fitta. Prima delle nuove semine facciamo il sovescio. È una pratica davvero molto semplice e che con pochi passi può dare davvero tanti benefici al vostro orto. Ora andiamo un attimo a ragionare su quali colture però andare a seminare. Finora abbiamo parlato di piante erbacee in generale. Andiamo però a vedere un pochino più nel dettaglio quali essenze vogliamo mettere, da sole o in miscuglio. Leguminose, ne abbiamo parlato fino adesso, servono ad apportare azoto ed elementi nutritivi al nostro terreno e qui ne vedete alcune, le più comuni: favino, trifoglio, veccia, lupinella, lupino, soia, lenticchia, pisello, fagiolo, fava, insomma tutte quelle colture che grazie alla simbiosi con i rizobi, quindi con dei batteri, riescono a prendere l'azoto dall'atmosfera, organicarlo e portarlo alla nostra pianta e quindi poi al terreno. Le crucifere, quindi colza, ravizzone, senape ad esempio, le mettiamo giù perché forniscono una grande quantità di massa vegetale, quindi di carbonio organico, si sviluppano piuttosto rapidamente
e hanno la caratteristica di avere degli esudati radicali in grado di smobilitare un pochino il fosforo dal terreno. Questo in agricoltura biologica è un elemento fondamentale, dove abbiamo sempre il problema di avere del buon fosforo biologico. Ecco, piantare un sovescio di crucifere ci può aiutare a smobilitare parte del fosforo, scusatemi, e quindi banalmente abbiamo un'ottima concimazione fosfatica. In realtà abbiamo semplicemente del fosforo disponibile nel terreno, che però vi garantisco è tanta roba. Secondariamente hanno una radice fittonante, si approfondisce, va a smuovere il terreno e quindi ci aiuta a mantenerlo poroso e soffice, con tutti i benefici di cui abbiamo parlato che questo rappresenta. Ma anche le graminacee, sì, anche le graminacee possono essere integrate come sovescio. Hanno il grande pregio di portare un carbonio organico estremamente più lento degli altri a metabolizzarsi, quindi a entrare in equilibrio col terreno, e quindi ci permettono di creare un humus decisamente più stabile degli altri. L'ideale è consociarle alle leguminose. Da una parte avremmo un accumulo di elementi nutritivi, dall'altro avremo una buona qualità della sostanza organica e quindi avremo un sovescio che nel suo complesso ci dà davvero tanti vantaggi. Inoltre le due piante si aiutano a vicenda nel sopportare climi rigidi piuttosto che nel esplorare bene il terreno, insomma è una consociazione che ci può dare delle soddisfazioni. In questo caso stiamo parlando classicamente di avena, segale, orzo, sorgo, queste sono le più classiche. Ma ci sono altre piante che possiamo pensare di utilizzare per il nostro sovescio. Due esempi sono il grano saraceno e la facelia. Sono infatti delle piante con dei cicli molto brevi e quindi come colture intercalari, quando abbiamo bisogno magari di un sovescio molto, molto veloce e vogliamo migliorare le cose in fretta, beh, queste due fanno al caso nostro. Ovviamente difficilmente riusciremo a creare un humus estremamente stabile, però avendo poco tempo tra una coltura e l'altra possono essere la scelta più opportuna. Adesso andiamo a vedere un altro modo di catalogare le nostre specie. Abbiamo visto più o meno come graminacee, leguminose, crucifere, insomma quelle essenze più comuni da seminare. Andiamo a vedere però che possiamo anche considerarle in altra maniera, cioè pensarle non tanto per quello che sono, ma per quello a cui ci servono. Abbiamo quindi le colture da arricchimento, primariamente in azoto, ma anche di altri elementi, cioè quelle che sono in grado, come dicevamo, di prendere l'azoto atmosferico, organicarlo e successivamente tramite lo sfalcio portarlo al terreno. Abbiamo le colture ideali per incrementare humus e per migliorare la struttura del terreno, e dicevamo quindi la colza, il rafano, piuttosto che le graminacee per la loro capacità di apportare sostanza organica che abbia uno sviluppo relativamente lento, ma anche quelle con un buon rapporto carbonio-azoto che siano in grado di mettersi in equilibrio in fretta col terreno, oppure che abbiano delle radici profonde che si espandono e che quindi vadano a migliorare il terreno proprio quasi facendo un lavoro di scavo, di piccole gallerie nel terreno, in modo proprio da avere più porosità, di avere un terreno più soffice, che trattenga più acqua, più elementi nutritivi. Infine, non l'abbiamo detto fino adesso, ma era la chicca che mi sono tenuto così per la fine, ci sono delle colture che hanno un'attività biocida. Cosa significa? Che vanno a sanificare il nostro terreno, cioè vanno a ripulirlo da tutti quei dai nematodi o dai funghi patogeni, preparando quindi assolutamente un terreno sano per le colture che andremo a seminare. In particolare le crucifere hanno questa funzione, rafano, senape, colza, ma anche rucola e sorgo in parte svolgono questa azione. Ecco quindi che
abbiamo avuto un terreno particolarmente infestato, abbiamo avuto problemi di nematodi o di funghi patogeni che attaccano le radici? Bene, faremo un bel sovescio con qualcuna di queste colture e un po' per volta andiamo a risanificare il nostro terreno in maniera del tutto naturale e sostenibile. Prima di lasciarvi, come al solito, il nostro riassuntazzo e poi un saluto. Cos'è il sovescio? Il sovescio è la coltivazione di una coltura che serve a migliorare la fertilità del terreno al solo scopo di poi interrarla nel nostro suolo come concimazione naturale o ai fini di creare col tempo un humus stabile e migliorare struttura e fertilità del terreno. Questo si traduce in tutta una serie di vantaggi che sono maggiori elementi nutritivi, migliore capacità del terreno di trattenere l'acqua e di trattenere i nutrienti stessi, minore dilavamento e minore erosione del terreno, un terreno più sano, un terreno che reagisce meglio agli scossoni derivanti dalle nostre coltivazioni, in generale un terreno meno attaccato ad esempio dalle infestanti. Poi, cosa andiamo a seminare? Andremo a seminare leguminose, graminacee o crucifere in generale a seconda di quello che è il nostro obiettivo primario. Leguminose se vogliamo migliorare la quantità di elementi nutritivi nel suolo, le crucifere nel caso vogliamo migliorare la struttura del suolo e magari avere un'azione sanificante nei confronti dei patogeni del terreno. Oppure graminacee se vogliamo apportare una sostanza organica dalle spalle grosse che quindi ci permetta di avere un humus che si accumula nel tempo. Quando lo seminiamo? In autunno o in primavera? Quando lo sfalciamo? Beh, nello stadio di prefioritura, a boccioli chiusi. In quel momento avremo delle piante che non avranno lignificato i fusti e non avremo perso azoto a causa della produzione di fiori e frutti. Infine, tre consigli sull'interramento. Interriamo il sovescio almeno un mese prima della semina per dargli il tempo di evolvere. Le piante tagliate dovranno essere interrate quasi subito, teniamole lì al massimo un paio di giorni e interriamole per non più di 10-15 cm, soprattutto nei suoli argillosi. Bene, per oggi è davvero tutto, quindi vi saluto, vi rimando alla prossima settimana, vi ricordo se ne avete voglia di lasciare un like che è utilissimo, condividere il video con qualcuno dei vostri amici appassionati di agricoltura esattamente come noi, questo ci aiuta a crescere e se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando, giù trovate tutto.